scorsi c'è stato questo importante incontro a Palazzo Sant'Aprile con la presenza degli assessori Falcone, Cordaro e Razza. Tante le iniziative messe sul tavolo dall'ospedale, passando per il porto. Ecco, ci illustri un attimino come è andata avanti questo incontro. Ma innanzitutto ribadisco nuovamente il mio ringraziamento alla Deputazione regionale con i quali abbiamo lavorato in sordina, in silenzio in questi mesi, senza bisogno di uscire fuori a fare proclami, nell'affrontare questioni molto serie che la città naturalmente aspettava risposte certe ormai da parecchio tempo. Quindi non ricordo da tantissimi anni, forse non ho mai ricordato in 20 anni che faccio attività politica, che quattro assessori regionali contemporaneamente scendono nella nostra città, quindi su invito mio e degli onorevoli regionali, proprio per affrontare la questione Porto, che ormai si trascina da circa 11 anni, e la questione sanità, che era una di quelle cose che sta più a cuore ai nostri concittadini e che da diversi mesi, ecco, ci ha visto un po' tutti preoccupati perché privati da un'area di prima emergenza, quindi di un pronto soccorso su un territorio di circa 90.000 abitanti, se ci mettiamo per Rosino siamo già sui 100.000 abitanti, e che con l'ingresso della stagione estiva vede naturalmente la popolazione aumentare ancora, quindi se non addirittura raddoppiarsi. E allora le preoccupazioni erano tante, abbiamo cercato di intavolare in maniera molto, ecco, pacata, tranquilla, abbiamo fatto anche sentire la nostra voce, lavorando, stando a contatto, ecco, con gli stessi medici, che continuo a ringraziare, non finirò mai di ringraziare per il grande lavoro che hanno fatto e soprattutto per tutti i rischi che hanno corso e che hanno messo anche a rischio pure i propri familiari. Quindi grandissimi sacrifici, e di questo sarò sempre grato, e anche la città è grata. Quindi diciamo che è stato un appuntamento molto importante. Ecco, si è lavorato per cercare di trovare anche delle soluzioni. In questi giorni erano stati fatti diversi sopralluoghi, soprattutto relativamente all'ospedale di Marsala, per vedere se si poteva, con il calo quindi di casi Covid e quasi con l'azzeramento quindi di nuovi contagi, trovare altre soluzioni che non fossero quello di mantenere, ecco, questo reparto all'interno del Paolo Borsellino, ma il Paolo Borsellino prendesse nuovamente, ecco, riprendesse nuovamente a operare nella sua massima funzionalità. Stiamo parlando di una struttura di prima eccellenza, quale il Paolo Borsellino, dove sono presenti 9 branco operatori. E dove naturalmente qualsiasi cittadino sentiva il bisogno, ecco, di andare per qualsiasi tipo di patologia, ma in modo particolare la preoccupazione era per le patologie ancora più gravi. Qualsiasi tipo di patologia grave, naturalmente non potendo andare al Paolo Borsellino, perché anche lì non può essere utilizzata la radiografia, non può essere utilizzata la TAC, non può essere utilizzata nemmeno, ecco, tutta l'apparecchiatura, la strumentalizzazione per procedere alle analisi del sangue. E allora naturalmente questi pazienti marsalesi venivano trasportati in altri ospedali della provincia, ma fortunatamente, dico, non c'è stato nessun caso, ci auguriamo che non ce ne siano altri da qui a qualche giorno, speriamo che dal 18, quindi così come da impegni presi dall'assessore Razza, si riprenda la piena operatività e quindi si rimettano subito in funzione reparti importanti, quali sono la cardiologia, quali sono per esempio, ecco, la diabetologia, non parliamo per esempio dell'urologia, che era un punto d'eccellenza del nostro territorio. In questo momento ci sono tanti cittadini marsalesi che avevano, ecco, riposto la loro fiducia in un grande medico che è Emanuele Cardarera, che ha fatto diventare il reparto di urologia un punto di riferimento della Sicilia occidentale. Quindi questi sono reparti importanti, ma ce ne sono tanti altri, dico, non voglio togliere niente a nessuno, che necessitano solo di essere potenziati con assunzioni di medici e di paramedici, cosa che attenderemo con forza, e soprattutto anche gli stessi medici del pronto soccorso, che hanno fatto veramente un lavoro massacrante, con tutte le difficoltà e nel dover affrontare soprattutto poi tanti cittadini che magari ecco, si recavano al pronto soccorso e non potevano avere le cure che magari, ecco, meritavano. Ecco, tra le varie comunicazioni, appunto, che principalmente ha puntato sulla sanità, si è parlato tanto anche dell'ospedale Paolo San Biagio di Marsala.
L'ospedale che è stato dismesso qualche anno fa, quando fu preso operativo il Paolo Borsellino, e che poi fu lasciato un attimino in abbandono. Adesso ci sono 3 milioni di euro per poter ristrutturare la struttura, scusi il bisticcio di parole, e rimettere in funzione come Covid Hospital, affinché non si vada a penalizzare nuovamente il Paolo Borsellino. Allora, ritengo che, ecco, lo dico in maniera molto chiara, mi fa piacere che il sindaco dica che si sta riaprendo grazie a lui che ha fatto una lettera. Dico, ci sta, ci può stare, ma assieme a lui che ha fatto una lettera ci siamo stati tanti altri che siamo impegnati in maniera attiva dal punto di vista politico, che abbiamo non solo manifestato, ecco, verbalmente più volte e a iosa la manifestazione di ridare alla città di Marsala, che era stata, ecco, rapinata, continuo a dire, di un ospedale nella piena funzionalità. Abbiamo fatto degli incontri, abbiamo cercato di lavorare, di dare delle soluzioni, sono stati fatti diversi sopralluoghi, non soltanto è stato fatto il sopralluogo al vecchio ospedale di Marsala, al San Biagio di Marsala, ma sono stati fatti anche sopralluoghi all'ospedale di Salemi, sono stati fatti sopralluoghi al campus biomedico per capire, ecco, quale potesse essere l'alternativa più valida in assoluto. E alla fine si è ritenuto che il campus biomedico è talmente piccolo per poter ospitare quindi un ospedale Covid. Se è vero come è vero che si dice che questa pandemia non passerà dall'oggi al domani, ma forse in un paio d'anni, e che quindi ci vorranno almeno, ecco, un altro anno prima ancora che ci possa essere il vaccino, quindi è una, ecco, di quelle necessità. Abbiamo la possibilità magari che in questi mesi, ecco, di calo con l'avvento della stagione estiva si possa lavorare con forza per dare una soluzione alternativa. E fra le ipotesi che ho detto poco fa, che sono state analizzate, sono state fatte anche delle valutazioni, quella che alla fine convince più di tutti è quella del vecchio San Biagio, del vecchio San Biagio perché già ha delle ale che sono pronte, che erano nuove. Tutto sommato, basta soltanto, ecco, dare una piccola ristrutturazione e soprattutto nelle aree del vecchio pronto soccorso si adegueranno tutta una serie di punti di rianimazione e dare quindi anche lì una piena funzionalità al vecchio San Biagio che era abbandonato e che da qui a qualche mese già poteva iniziare a costituire, poteva costituire e costituisce già pericolo anche per la pubblica incolumità. Quindi ridare l'occasione a una città come Marsala di avere non uno, ma due possibilmente ospedali, perché non chiuderà, c'è cioè la struttura che se si decidesse, ecco, perché anche lì ricordo che l'assessore è stato abbastanza democratico, non ha detto che questa è la soluzione finale, ha detto di questa per noi è la soluzione migliore, l'abbiamo verificata, abbiamo 3 milioni di euro che vorremmo spendere per la città di Marsala, sono somme che vengono finanziate dalla Protezione Civile a causa di questa emergenza Covid, e quindi ritengo che siano un'opportunità per il nostro territorio. La volontà è quella anche di dotare la struttura del San Biagio di una TAC e di una radiografia, quindi di una postazione radiografica e di tutti i servizi possibili e immaginabili. Quindi non si esclude che poi in futuro alcuni reparti che ecco, si vogliono dare al Paolo Borsellino, ecco, vengano trasferiti in maniera definitiva e la città di Marsala in questo caso potrebbe avere, ecco, non uno ma due ospedali. Al vecchio San Biagio, per esempio, si potrebbe, ecco, lasciare in maniera poi fissa e stabile, per esempio, il reparto di infettologia, che dicono che ormai è un reparto d'eccellenza che ci vuole in ogni provincia. E in tale direzione si sta muovendo anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte. A breve uscirà un decreto, è stato già anche anticipato, dove sarà previsto che ogni provincia deve essere dotata, ecco, di un reparto di eccellenza sulle malattie infettive. Quindi, si sono mossi in anticipo. Ci siamo mossi in anticipo lavorando, continuo a dire, col massimo rispetto, senza che si siano creati allarmismi. Ecco, dispiace però vedere che quando qualcosa si vuole fare sempre nel nostro territorio, nella nostra città, c'è sempre chi dice non siamo d'accordo, non sono d'accordo, non voglio che si faccia. Se
Se con le stesse forze e stesse energie, ecco, ci si fosse opposti all'individuazione del Paolo Borsellino, invece di farcelo rapinare, quando magari la soluzione migliore sarebbe stata, ecco, quella di Salemi, e tutti fossimo stati messi a corrente in anticipo, non dopo a fatto avvenuto, sicuramente la città di Marsala non sarebbe stata privata, ecco, di un pronto soccorso e di un ospedale nella sua piena funzionalità. Ecco, altro argomento scottante che si è parlato anche del porto di Marsala. Quali sono le novità? Allora, le novità sul porto di Marsala oggi sono ufficiali, sono novità che magari in maniera informale, ecco, sapevamo da diverso tempo. In maniera informale sapevamo da diverso tempo, ma l'ufficialità è stata il 19 di marzo con il decreto del direttore generale dell'assessore al territorio, dottor Giovanni Battaglia, con il cui decreto ha revocato la concessione demaniale marittima alla MIR per alcune, ecco, inadempienze contrattuali. Non hanno dato seguito agli impegni, ecco, sottoscritti a far data dal mese di aprile del 2016. Entro 6 mesi dovevano presentare il progetto esecutivo che non è stato presentato. Entro 6 mesi dalla registrazione del protocollo all'Agenzia delle Entrate, del contratto di programma all'Agenzia delle Entrate, che avviene poi nel mese di dicembre del 2017, dovevano iniziare i lavori e non sono iniziati i lavori. Quindi parliamo di, ecco, di gravi e gravissime inadempienze, e ci dispiace che anche lì nessuno ha dato le giuste e le dovute comunicazioni, né alla città e nemmeno al Consiglio Comunale. Personalmente ho dovuto fare richiesta di accesso agli atti al comitato di vigilanza per capire, ecco, cosa stava accadendo e cosa stava avvenendo. Dico, anche lì non so se è corretto anche questo silenzio, per poi ritrovarci dopo 10 anni con un pugno di mosche in mano. Ad oggi l'unica cosa che ci rimane, sono dispiaciuto perché l'iniziativa privata non sia partita, ci abbiamo creduto, fortemente creduto, alla fine non l'abbiamo ostacolata. Abbiamo accelerato, abbiamo fatto l'impossibile, addirittura in 15 giorni abbiamo ratificato il protocollo per il contratto di programma, con alcune modifiche che poi nemmeno avevamo visto, ecco, per esempio l'escavazione che passava da 7 metri a 6 metri, per esempio, tanto per dirne una, proprio per la volontà di dare, ecco, massima celerità alla realizzazione di un'opera infrastrutturale che è necessaria, importante e fondamentale, ecco, per il rilancio socio-economico della nostra città. Oggi apprendere questa triste notizia sicuramente fa male, ma fa ancora più male sapere ad oggi, ecco, che ancora non si sa cosa fare e come procedere. E allora l'incontro fortemente voluto dalla deputazione col sottoscritto, che non siamo stati fermi. Io ringrazio per esempio l'onorevole Stefano Pellegrino, non finirò mai di ringraziarlo, assieme all'onorevole Eleonora Locurto, con i quali in questi 2 anni abbiamo lavorato, ecco, in piena collaborazione. Più volte siamo stati a Palermo, abbiamo avuto incontri con il direttore generale Fulvio Bellomo, col dottore Ricciardo, che ringrazio per la sua grande professionalità, abbastanza celere, abbastanza operativi. E mi piange il cuore nel vedere che nel momento in cui la città di Marsala non è riuscita a parlare un unico linguaggio tra pubblico e privato, e che addirittura nel Consiglio Comunale aperto del mese di dicembre del 2018 veniva disertato con delle motivazioni banali, sia dall'amministrazione, sia dal sindaco, dall'ingegnere Massimo Ombra, quando quella poteva essere un'occasione per manifestare possibilmente, ecco, delle difficoltà, che potevano anche esserci già allora perché c'erano, basta leggere le carte. Ma ritengo che tutti assieme potevamo fare qualche opera in più, o ci potevamo muovere, ecco, per permettere al privato di realizzare l'opera, e sicuramente alla città di Marsala, che anche già a partire dal 2020 potessero iniziare i lavori. Questo non è stato. Quindi sicuramente anche allora vedevamo bene, non si sono presentati perché magari presentandosi non avevano nulla a che dire se non, ecco, delle perdite di tempo. Delle perdite di tempo. A maggio del 2019 c'è stato un bellissimo incontro in quarta commissione all'Assemblea regionale siciliana per volontà dell'onorevole Eleonora Locurto, dove erano presenti tutti gli attori, anche Invitalia che doveva finanziare il progetto,
E lì sono emerse ancora di più le difficoltà che oggi vengono riportate nel decreto di revoca della concessione demaniale marittima, perché c'era anche il problema del piano economico-finanziario, che ancora non era stato nemmeno prodotto. Allora ci sono delle mancanze talmente gravi che non stiamo qui a dire di chi è la responsabilità, perché penso che la responsabilità ormai per me è abbastanza chiara. Poi se domani mattina iniziano i lavori si può dire tranquillamente, cioè grazie a chi? Grazie a nessuno. Oggi un dato di fatto è che siamo a zero, tranne bisogna ringraziare la MIR che ha dato quantomeno alla città di Marsala un nuovo piano regolatore del porto. Vedete, ma mi sono girato una domanda. Non c'era una commissione di vigilanza presieduta dal sindaco che doveva appunto vigilare su questo operato? Non ha comunicato nulla? Ma anche lì, guarda, ci sono delle anomalie che a momento opportuno denunceremo. Il contratto di programma prevedeva che il comitato di vigilanza si insediasse dopo 30 giorni. Il comitato di vigilanza si è insediato forse a distanza di 2 anni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Quindi poi bisogna capire anche lì per quale motivo, per quale motivazione, se non c'è stata la volontà di spingere. Ecco, se c'erano degli accordi, cioè taciti, dico, questo non lo sappiamo, dico, sappiamo soltanto che ci sono fatti documentati che parlano chiaro, c'è un protocollo che parla, gli impegni che devono essere assunti, un comitato di vigilanza che si deve insediare entro 30 giorni e non si insedia, fra altre cose doveva vigilare sullo stato di esecuzione, e sullo stato di avanzamento degli impegni assunti contrattualmente, anche lì una cosa anomala. Non si chiede una fideiussione a garanzia di un impegno economico così importante che condiziona per 10 anni un territorio come la città di Marsala, dove già insistono altre iniziative anche private, dove alcuni privati che avevano già addirittura avuto finanziamenti sono stati privati dei propri finanziamenti per milioni di euro perché c'era un'iniziativa più grande che si stava portando avanti. Dico, anche questi operatori oggi hanno subito un danno economico, voglio capire domani mattina, questo danno economico anche di questi operatori, dico, chi sarà tenuto a doverli risarcire. Dico, questo è anche un dato di fatto. Ad oggi ci sono diverse concessioni demaniali che scadono a dicembre e ci dobbiamo anche attivare per far sì che la regione, ecco, rinnovi possibilmente, ma ci sono valutazioni molto più importanti e questo è stato l'incontro fortemente voluto con gli assessori e con i direttori generali, perché vedete, non è stato soltanto una passerella politica come qualcuno vuole dire, perché le passerelle politiche si fanno quando viene il politico di turno a vendere i vasetti. È venuto Crocetta a Marsala a vendere i vasetti che c'erano i 50 milioni di euro per il porto di Marsala e non abbiamo visto nessuna postazione sui 50 milioni di euro ed è venuto a ridosso di una campagna elettorale. Oggi non sono venuti solo 4 assessori, sono venuti anche i direttori generali con documenti alla mano. È venuto il dottore Battaglia, che è il direttore generale che ha revocato la concessione demaniale marittima sul porto e che ha anche tracciato, assieme all'assessore Falcone, che è uno veramente dei migliori assessori che io riconosco alla Giunta Musumeci, è forse uno dei migliori assessori che questa regione ha avuto. Basta dire come si è mossa abbastanza operativamente per il rilancio, per esempio, del nostro aeroporto, un'altra infrastruttura importante e fondamentale. Quindi grazie Assessore Falcone, la ringrazio e avrò nuovamente occasione di ringraziarlo ogni volta ecco, che ci rincontreremo. E quindi dico, non è stata una campagna elettorale, non è stato un inizio di campagna elettorale come qualcuno vuole dire, perché di campagna elettorale non ne abbiamo fatto, o forse, ecco, la politica non ha fatto la vera parte, il vero ruolo che spettava anche in questi anni. L'amministrazione è stata lasciata nella piena operatività di lavorare forse in maniera molto più tranquilla di quello che meritava. Senza che nessuno poi magari ha chiesto anche spiegazioni nelle aule deputate su fatti che a mio avviso necessitavano, ecco, di avere spiegazioni. Io ancora aspetto comunicazioni ufficiali dal Consiglio Comunale aperto, dove il sindaco se ne esce fuori con una dichiarazione dicendo io ho un appuntamento molto più importante, che è quello del Comitato di Vigilanza che sarà fra 3 giorni, non posso venire in Consiglio Comunale. Perché lì sarebbe solo perdita di tempo. Grazie Sindaco per la grande considerazione che ha per gli organi democratici, lei che è un democratico. Queste cose vanno dette, ma saranno anche affrontate. Ora cosa bisogna fare? È stato detto dai 2 assessori e anche dagli stessi direttori. Le somme ci sono, le risorse ci sono. In 2 anni il dottore Ricciardo ha finanziato 400 milioni di euro, poi quando volete in un'altra occasione vi farò avere l'elenco completo. Finanziamento per finanziamento, non c'è stato un porto siciliano che ha avuto un progetto pronto che non è stato finanziato.
Ma andando qua in provincia, Castellammare del Golfo 25 milioni di euro, Marettimo 25 milioni di euro, Favignana 24 milioni di euro, Pantelleria 49 milioni di euro, Gela 149 milioni di euro, dico, ma potrei andare a Iosa, sono decine e decine e decine di finanziamenti. Dico, se arriviamo a 400 milioni di euro significa che sono stati finanziati. L'unico progetto finanziabile per la città di Marsala è stato quello che è venuto a inaugurare il giorno dell'incontro tecnico l'assessore Falcone, ed è quello della barriera curvilinea, un progetto già finanziato negli anni passati dalla regione, quindi un progetto che già era pronto, non hanno fatto altro, ecco, che riprenderlo. La stessa regione ha ripreso un progetto che lei stessa già aveva finanziato e prodotto per 749 mila euro, una gara già aggiudicata 7-8 mesi fa, giovedì sono iniziati i lavori. Quindi l'unico progetto finanziabile era quel progetto che c'era, un progetto già pronto. E quindi già partirà, quantomeno dico, iniziamo a recuperare la banchina. Se qualcuno non ha capito, si tratta della banchina dove oggi attraccano gli aliscafi da e per Favignana, che era in una situazione veramente, ecco, precaria anche lì. Allora, bisogna intervenire urgentemente, quindi gli assessori hanno detto, ma questa cosa per la verità era già emersa in sede di quarta commissione, che per procedere al finanziamento non è necessaria la redazione di un progetto esecutivo, basta anche un progetto definitivo, che poi a seguito del progetto definitivo si procede a fare una gara d'appalto integrata che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere pubbliche, così come fatto per il Tribunale di Marsala. Fra altre cose, la legge, ecco, il decreto sblocca cantieri parla in maniera molto chiara, proprio in maniera molto più celere, si dà la possibilità per mettere in funzione e smuovere, ecco, un'economia che già era abbastanza ferma, tutta una serie di opere pubbliche che necessitano di interventi importanti. Basta vedere il Ponte Morandi, per esempio, è stato fatto in appena un anno. Tanto per essere chiaro, ritengo che il porto della quinta città della Sicilia non può rischiare, ecco, la chiusura, perché c'è il rischio che si possa anche chiudere. Basta leggere i documenti, quando volete ci confrontiamo anche. La Capitaneria di Porto ha scritto un anno fa dicendo che c'era il rischio anche per la pubblica circolazione. Quindi il rischio è interdire il porto di Marsala anche all'attracco degli aliscafi, nonché... Dico, se vogliamo anche aggiungere al danno pure questa beffa, dico, diciamolo in maniera molto chiara. In settimana ci siamo impegnati a fare un incontro tecnico con la parte politica. Io quando parlo di parte politica parlo del Consiglio Comunale della città di Marsala, che da lunedì mattina, ecco, darò incarico di convocare l'amministrazione comunale, i nostri tecnici, e assieme trovare una soluzione che sia la soluzione migliore possibile e andare a Palermo in assessorato, in presenza degli assessori e dei direttori generali che hanno preso impegni ben precisi, le somme ci sono, è una sorta di finanziamento a sportello, chi prima arriva col progetto definitivo, col progetto esecutivo, ha il finanziamento, quindi non possiamo più perdere tempo, partendo dalla escavazione dei fondali che sono il primo passaggio importante e fondamentale. Poi la progettazione la possiamo fare anche a stralci. Avevamo chiesto più volte al sindaco di accendere il fondo di rotazione per la progettazione, presentare già dei progetti stralciati, funzionali, di esecutività, diciamo, per le opere che riteniamo importanti. Sono più opere che dovrebbero essere fatte dalla barriera Frangifrutti al molo di Ponente, ma alla stessa banchina di Riva, per esempio, che è quella che è tutta adiacente e di fronte, per esempio, la Florio, a salire e andare verso, per esempio, ecco, la distilleria Bianchi, dove ci sono, per esempio, gli stabilimenti della famiglia Bianchi. Dico, sono delle opere talmente importanti, solo questa per esempio è un'opera di 5 milioni di euro, ma significherebbe riqualificare, addirittura dare la possibilità alla città di Marsala di avere una strada con un'altra corsia, con un marciapiede che collegherebbe il monumento ai mille fino al porticciolo turistico arrivando alla Florio. Dico, io penso che sono delle opere talmente importanti che su questo ci si deve subito confrontare e uscire fuori con una posizione chiara, netta, di quello che la città rivendica. Se è necessario faremo anche un consiglio comunale aperto, per carità, daremo anche la possibilità agli operatori, alla città, di intervenire, di dire anche la propria, possibilmente pure sugli stralci funzionali, perché oggi dare, ecco, anche un progetto, bisogna essere pure chiari, oggi un progetto definitivo
dell'intero bacino che prevede investimenti di circa 100 milioni di euro, cioè significa quasi 1.700.000-1.800.000 euro di progettazione. Oggi non ci sono queste somme nemmeno per la progettazione, ma già col fondo di rotazione sui 400.000 euro possiamo subito averli. So che l'amministrazione aveva acceso, su richiesta anche del Consiglio, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, questo fondo. So che c'è qualche problema in questo momento, l'ho verificato fino a stamattina, poi lunedì verificheremo. Mi auguro che non siano stati persi questi 400.000 euro, perché sono quelle 400.000 euro che permetterebbero quantomeno di mandare in gara due stralci funzionali e poi vediamo se possiamo attingere anche ad altri finanziamenti, possibilmente anche con somme di bilancio. Poi se la Regione può fare anche la sua parte, vediamo come possiamo anche citarla in causa. Però dico, su questo non possiamo più perdere nemmeno un'ora. Un'ora non possiamo più perdere, immaginatevi se possiamo più perdere giorni o mesi o addirittura anni. Dico, dopo 10 anni una risposta alla città ritengo che la merita.